Cattolica è una grande compagnia di assicurazione. Si è trovata nel corso del 2017-18 a dover affrontare un grandissimo programma di cambiamento. La scelta qual è stata? È stata quella di fare un piano industriale di 3 anni. Questo piano industriale abbraccia l'arco temporale 2018-2020 e ha sostanzialmente l'obiettivo di una offerta innovativa, dove per innovativa intendiamo cominciamo a traguardare quello che è il cliente finale. Perché questo? Perché il fatto di cominciare a leggere il cliente ci permette non solo di offrire prodotti che sono più convincenti per il cliente finale, ma passare da un concetto di fabbrica di prodotto a fabbrica di servizi, che è un altro grandissimo salto quantico che sul mercato assicurativo è una discreta novità. Dal punto di vista dell'IT, che è poi il dipartimento che guido io, vuol dire darsi un completo cambio di passo su quello che è la modalità di fare le cose e l'architettura a supporto di questo modo di fare le cose. Mia Platform per noi che cosa è stato? Per noi Mia Platform è stato un abilitatore di un modo di lavorare che prima non ci potevamo permettere, dato sia il modello operativo sia l'architettura applicativa. Quindi il primo passaggio è stato quello di farci aiutare a creare il cosiddetto Bassa Microservizi, basato su Mia Platform, che abbiamo chiamato Abaco, ovvero sia un insieme di componenti che appunto hanno le caratteristiche di essere standard e riusabili. Riusabili vuol dire che posso non riscrivere ogni volta la storia del nuovo prodotto, ma attaccare i pezzi insieme come se fosse un pochino il gioco del Lego per produrre esperienze nuove, touch point nuovi per il cliente. Lì dentro ci sono e ci saranno sempre di più quelle che sono le logiche che permettono di governare l'interazione verso l'utente, chiunque sia l'utente, perché può essere un collega, può essere un agente, può essere il cliente finale, può essere un broker, può essere una banca. Chiunque sia l'utente finale avrà la possibilità di essere interfacciato facendo leva sul bus di Mia. Siamo, come dire, oggi in grado rapidamente di riusare i pezzi e produrre esperienze nuove per il cliente. Questa cosa ci ha dato delle grandi soddisfazioni perché lo abbiamo applicato al prodotto connesso. Abbiamo fatto il primo prodotto connesso con questa nuova architettura applicativa, abbiamo fatto l'app di compagnia, abbiamo aperto il canale al B2C e di conseguenza abbiamo ampliato lo spettro di quelle che sono le occasioni di contatto con i clienti. Non possiamo immaginare un progetto come si faceva nel mondo tradizionale, dove si impegnavano tantissimi soldi, un tempo molto grande per poter produrre un artefatto da vendere, ma bisogna farlo rapidamente. Rapidamente per l'IT vuol dire che deve avere roba standard, riutilizzabile e soprattutto semplice. La complessità dei sistemi va in qualche modo mascherata, non deve essere travasata verso il cliente finale. Questo modo di reinterpretare la nostra architettura applicativa ha portato un modo di lavorare diverso rispetto a prima. Per ridurre il time to market, per guadagnare tempo nella realizzazione, abbiamo cambiato anche i modelli operativi. Mia ci ha dato anche una mano a cambiare un nostro modo di lavorare e di pensare. Abbiamo scelto un paio di aree pilota, una tra queste è l'area IT del Danni, dove abbiamo introdotto un modo di lavorare diverso che è partito dall'adozione non solo di pratiche agile, ma che sta tendendo a cominciare alle pratiche cosiddette di DevOps. Questo modo di lavorare ha svariati impatti. Il modo di gestire rapporti col business cambia radicalmente, diventa costruire una soluzione tutti insieme ed è radicalmente diverso, ma è un modo di lavorare decisamente più rapido e decisamente più vicino a quello che chiedono i clienti, perché non aspettano 8 mesi, un anno per avere qualcosa, ma aspettano settimane. Dove vogliamo andare? Prima o poi vorremmo diventare quella che si chiama un'azienda piattaforma, ovvero avere un ecosistema IT, lo chiamo per un istante così, ma non solo IT, dove non c'è più niente di estremamente specializzato, ma c'è un insieme di componenti, di metodologie, di modi di lavorare che permette, in funzione di quella che è la necessità del momento, dove necessità l'ha detta il mercato, di produrre quegli artefatti che il mercato ci chiede.